Ciao amici, oggi siamo in Val Corpassa, esattamente a Capanna Rifugio Trieste. Siamo partiti da qui e siamo arrivati al Van delle Sasse e quasi alla Forcella delle Sasse. In tutto abbiamo fatto circa 17 km e mezzo per un dislivello di 1300 metri. Agghi e Spritz sono stati meravigliosi, sempre liberi. Siamo con amici, con Cristina e Mario, e ci siamo goduti la giornata. Come sempre il motto è sempre lo stesso: mai mollare, andiamo, e vi faccio vedere il giro che abbiamo fatto. Let's go! Torre Trieste, Torre Venezia, sì, giù dall'altra parte. Destinazione, andiamo giù dall'altra parte, torniamo in Dria, Forcella Sassi. Gusazza, Torre Trieste, Torre Venezia, Val dei Cantoni, e là dietro c'è la Val dei Cantoni, mi dicono dalla regia che là dietro c'è la Val dei Cantoni. Dopo, lì in fondo, da qui si vede la meraviglia dell'altopiano delle Pale di San Martino. E andiamo.
Aggiornamento tour dal Van delle Sasse. Dal Van delle Sasse, quota 2004. Allora, partendo da lì, va qui. Oltre la linea che non vediamo, che abbiamo visto salendo, la Torre Trieste e la Torre Venezia. Salendo siamo arrivati al Val delle Sasse. Qui riusciamo a vedere. Allora, dimmi Mario. Castello della Busazza. Il castello della Busazza. Che è tutta questa paretona qui, dopodiché, aspra, bellissima. La cima della Busazza. La cima della Busazza è quella, quel triangolino lì, quello, giusto? E quella dopo è l'anticima nord. E quella dopo è l'anticima nord. Poi dopo si va tutto avanti, le creste, e poi la e punta. Si arriva. La punta è la civetta, la piccola civetta. La piccola civetta salita da Lorenzo. Dopodiché si scende. Allora, dalle punte del Ghiaione che si vede qui parte la ferrata Tissi che va su per le placche. Si scende, quella che vediamo è la forcella delle Sasse, giusto? Forcella delle Sasse. Subito a destra della forcella delle Sasse, della Grava. Cima della Mojazzetta della Grava. Proseguendo si va alla cima delle Sasse, cima delle Sasse che è quella, adesso non so se la GoPro rende, ma c'è anche una roccia con un buco. E andando in giù si vede là le due cime della Mojazza. La nord e la sud. Speriamo di essere. Brenda? Quando? Qua? Qui? E qua Brenda, sì. E anche pranzo. E anche pranzo. Da qui ritorneremo per la stessa via di salita. Momento culturale. Mare, siamo di fronte al basamento calcareo delle Dolomiti, costituito da roccia che si scioglie facilmente a causa dell'acqua leggermente acida, formando questi solchi, queste piccole avvallamenti carsici. Tipici proprio della roccia carsica calcarea. La differenza invece della roccia dolomitica, che è quella che si può vedere qui adesso nella parte alta, in cui la roccia è molto più compatta e non tende a sciogliersi ma a sfaldarsi, a formare praticamente alla base delle pareti quegli enormi accumuli di detriti. Grazie. Questo invece è? Questo è un chiaro esempio di inghiottitoio carsico. L'acqua praticamente scava delle cavità sciogliendo la roccia, e spesso e volentieri profonde anche diverse decine di metri. Uh-huh. Ecco qua, ora noi riprendiamo invece la via di ritorno, stessa via dell'andata, 1300 metri di dislivello da scendere per rientrare alla capanna Trieste. Allora, come aggiornamento, tanto perché ci si renda conto, qui dove sto puntando col dito
c'è il parcheggio delle macchine dai 1300 metri più giù. Noi siamo saliti per questo van delle Sasse e dobbiamo adesso Val delle Sasse, dobbiamo adesso ridiscendere a prendere la macchina. Allora, la GoPro probabilmente non rende l'idea, appiattisce bene tutto, ma vi posso assicurare che il dislivello, insomma, si vede e anche bene. Diciamo che non è proprio una passeggiata, è un bel giretto. E io adesso che sono rimasta indietro vado a beccare gli altri. Maghi e bravissimo Spritz, i miei due cagnoni, eh? Bravi. Sorrido per accendere il sole. Ciao Nala, ciao Marta, sempre con noi.